Cari concittadini, cari concittadine, buongiorno a tutti. Il mio nome è Riccardo Pinna, faccio parte del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero nel Comitato di Presidenza. Siamo qui con la dottoressa Liliana Lulli e chiediamo a lei quali sono le sue opinioni, i suoi suggerimenti per controllare e per combattere questo coronavirus qui in Sudafrica. So in South Africa at this present time, we're doing pretty well. We're under 500 cases. We have zero fatalities reported. We've taken the lessons from China and Italy and practicing social distancing and quarantine and not doing unnecessary testing. We've also used their treatment guidelines and we've put them in place pretty quickly. So at this point, we're pretty safe. But it is very important that we don't become complacent and that we practice, put these things into practice, and that we exercise the discipline shown, particularly by the Italian community, in being responsible for isolating ourselves and preventing the transmission of the disease. South Africa has not hit the worst of the trough of transmission yet. Italy is just coming out of it. We're heading into it. So this is the most dangerous time for South Africa. Siamo qui con il direttore dell'organo di informazione per la comunità italiana in Sudafrica, Alessandro Parodi. Caro direttore, come il giornale si sta organizzando per continuare la sua attività di informazione per la nostra comunità italiana in Sudafrica e nei paesi limitrofi in cui il giornale arriva? Stiamo seguendo quotidianamente le informazioni del paese in Sudafrica. Abbiamo seguito con attenzione le direttive emanate dal presidente Ramaphosa la scorsa domenica e stiamo cercando in tutti i canali possibili di informare gli italiani che vivono in Sudafrica e in Africa subsahariana sulla situazione clinica, medica e sociale anche dei paesi africani, per gli italiani in particolare, e allo stesso tempo stiamo informando i nostri lettori in Italia che seguono le proprie famiglie qua. Di conseguenza, anche date le difficoltà a distribuire il giornale cartaceo, stiamo potenziando il nostro sito web avoce.co.za e stiamo testando diversi metodi di informazione come il video, come nuovi sistemi online e così via. In particolare per raggiungere tutti gli italiani che in questo momento sono relegati in casa o che vivono in aree periferiche del paese o di altri paesi dell'Africa subsahariana. Siamo qui alla Camera di Commercio italo-sudafricana, alla presenza della dottoressa Pamina Borer, il quale chiederemo qual è la situazione e come affronteranno le difficoltà che sta portando questo coronavirus nel campo dell'imprenditoria italiana italo-sudafricana. È innegabile che ci sarà un forte impatto sull'economia dell'Italia, del Sudafrica e anche degli scambi commerciali tra i due paesi. In questi momenti difficili, la Camera di Commercio sta cercando di interagire con gli imprenditori italiani in Italia per facilitare comunque la loro entrata al mercato sudafricano. È chiaro che tante iniziative sono state cancellate, come fiere, missioni, delegazioni. E ci stiamo però preparando per recuperare il tempo perso nella seconda metà dell'anno. Per quanto riguarda l'imprenditoria sudafricana e italiana in loco, la Camera di Commercio darà comunque il suo sostegno e cercherà di facilitare attraverso l'informazione e l'educazione il lavoro efficace in via smart working attraverso webinar e videoconferenze. Il coronavirus sta cambiando i modi di vivere di noi italiani sparsi per il mondo. Anche la divulgazione della lingua e cultura ha la sua importanza. Siamo qui alla Società Dante Alighieri alla presenza della dottoressa Anita Virga. Come vi state organizzando per continuare le vostre attività in questa società? La Dante Alighieri questa settimana si è convertita allo smart working, quindi tutte le nostre attività, le nostre lezioni sono completamente online. Il messaggio che vogliamo lanciare è che se anche non possiamo riunirci fisicamente, la cultura continua e possiamo continuare a diffondere la cultura e insegnare la lingua italiana. E in questo momento di crisi è molto importante sentire che possiamo continuare le nostre attività come prima. Dopo aver ascoltato alcune anime della nostra comunità, il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, assieme al Comites, alle associazioni e agli enti,
sta organizzando incontri per dare assistenza a 360 gradi alla nostra comunità per passare questo momento difficile che affronteremo tutti insieme, uniti e fieri.